Mi trovo in un laghetto in cui ho già provato a pescare altre volte, però sempre senza risultato. Oggi però le cose sono un po' diverse. Ho saputo, tramite degli amici, della presenza di persici reali in questo spot e quindi, incuriosito, sono venuto a sondare un po' la zona. Inizio subito a dropshot e sento i primi attacchi alla gommina. Ok, è ora di portare a riva un pesce. Ci siamo. C'è. Pescicotto! Che bella taglia! Bellissima taglia! Con l'aereo! Bel persico reale! Certo, non si tratta di pesci enormi, ma la taglia mi stupisce comunque. La livrea di questi pesci è davvero stupenda. E la popolazione sembra anche numerosa ed in salute. Ops, altra slamata. Altro bel reale, non slamarti. Meglio di quell'altro, più bello dell'altro. Piano, che ti fai male, Bellissimo pesce, subito in acqua. Facciamo rilascio. Guardate che pesce. È un serpente. Mi avvicina un altro pescatore e tra una chiacchiera e l'altra qualche pesce salta fuori. Non mi piace perché non sento il contatto con la gomma. Tra l'altro, bravo. Tra l'altro non si facciano male con il filo. Non si facciano male col filo. Gli do un bacino. Bello, bellissimo. Salute. Più grandi di così ho paura che non ce ne siano tanti. Vai che va. Piano.
Bene, ora decido di spostarmi lungo la sponda perché voglio farmi un'idea sulla popolazione di questo bacino. Ora sono a Testina e cerco di sondare i primi 5-6 metri dalla riva, non di più. A Testina? A Testina? A prenderli anche a Testina. Non vedo che ce ne sono. Si unisce a me anche un ragazzo del posto. Bravo, bello. Molto bello, eh? È bella, eh? Ce ne ho fatte un po' che... La speranza è che posti così siano conservati e diventino un vero e proprio paradiso. Ma questo dipende anche molto da noi. Grazie.